Ok, beh, aspettiamo due minuti che si colleghi la gente, cosa dici? Quando tu vedi che c'è qualcuno, ci avvisi. Confermate comunque, vero che siamo... Sì, siamo in live. Io non riesco ad entrare, però mi fiderò di voi, non so come cazzo si faceva. Non dire le parolacce, che poi quando carico il video su YouTube ci riprende. Allora, non puoi tagliare la prima parte qua e cominciare da... Certo, adesso mi tanto di tagliare le parti. Io sono umano, io sono impegnatissimo. Comunque presentatore, siamo 0 view, però in teoria sono le 9. Sì, ho capito, ma presento anche che poi la gente si connette dopo. Vabbè, dai, allora cominciamo. Voglio soltanto aprire la pagina così ci vedo anch'io e non tu. Ok. Eccoci qua, okay. Quando siamo belli. Perfetto. Ma allora, possiamo aspettare un attimo, secondo me. Quando voi mi date il via, c'è la Iaia 99 che ci dice buonasera. 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 Da Iaia. Ma c'è anche la geologa, se non sbaglio, quello dovrebbe essere il suo nick, quindi... C'è anche l'Eleonora. C'è anche l'Eleonora, benissimo. E ci manca ancora Borto. Abbiamo 8 spettatori. Beh, ok, gli altri arriveranno. Ah, sì, cominciamo. Allora, ciao a tutti. Questa sera ci siamo presi la briga di fare una puntata un po' più articolata. Purtroppo abbiamo dovuto posticipare la puntata sugli Auriculatus perché mancava Alberto e ci teneva particolarmente ad essere presente quando parliamo di Jack della Nuova Caledonia. E quindi, appunto, parlando di quali possibili argomentazioni trattare, abbiamo notato un certo interesse nell'alimentazione e nell'integrazione, e speriamo che questa presentazione aiuti a fare chiarezza anche un po' su alcuni punti che spesso sono un po' critici, un po' mal percepiti dall'allevatore medio. Cominciamo con Andrea e Mattia, che ci introducono ai vari tipi di alimentazione dei gechi in natura, con un occhio anche al loro ruolo ecologico. Vai Andre, tutto tuo. Sì, dai. Allora, intanto gli aspetti, diciamo, che così sono più ovvi, ma che vanno appunto approfonditi, sono il fatto che i gechi sono insettivori di base, abbiamo gechi onnivori, ma abbiamo anche gechi coprofagi. Era tra l'altro uno degli oggetti di studio di una spedizione Italian Gecko a Capoverde, in cui, diciamo, la specie da studiare era appunto Tarentola gigas, che sembra si nutra di guano di gabbiano sulle scogliere, non trovando altre fonti di nutrimento. E abbiamo addirittura il cannibalismo o comunque la predazione interspecifica. L'esempio classico è il gecko tokai, che va a predare magari Midaxylus frenatus. Al di là degli insettivori, che insomma è una cosa abbastanza scontata, passerei subito agli onnivori, perché l'approfondimento dal punto di vista appunto ecologico è in questo punto. Allora, innanzitutto gli onnivori, come gli insettivori, hanno questa base di alimentazione su altri eterotrofi. Chiamiamoli insettivori, ma in realtà si nutrono anche di altri invertebrati o vertebrati. E la caratteristica che ha reso appunto poi molto adattabili i gechi in svariate situazioni è questa loro adattabilità nella dieta. Spesso sulle isole, lontane dalle fonti, diciamo, principali di serbatoio della specie madre, Sian, un attimo solo che accetto qualcun altro, Borto. Eccolo qua. Ah, scusate il ritardo, mi dispiace. Ciao Borto. Niente, abbiamo fatto già l'introduzione e stiamo ascoltando il Vacca che ci parla dei vari tipi di alimentazione. Ha già parlato di insettivori, sta parlando un po', ha accennato agli insettivori e coprofagi, e adesso sta partendo con gli onnivori. Sì, dicevo, grazie. Onnivori che si trovano soprattutto su isole o arcipelaghi abbastanza dispersi, questo perché i gechi molto adattabili nella dieta, appena arrivano su un'isola, e dopo ci parlerà Mattia nello specifico perché sono bravi colonizzatori, riescono innanzitutto a trovare magari una fonte di nutrimento da quelle che sono le piante, che sono in realtà i veri primi colonizzatori di qualsiasi nuovo habitat. In questa maniera, una cosa che sembra scontata, ma che la natura, insomma, è molto brava a creare questi giochini: l'animale ha bisogno di mangiare,
trova la pianta, si nutre o del nettare o dei frutti, si ha spasso di fiore in fiore il polline, rende alta la variabilità genetica tra le piante e quindi va ad instaurare quello che è, anzi va a innescare quella che è l'evoluzione accelerata nelle piante e quindi una costruzione di un ecosistema più complesso. E infatti questo è stato oggetto di studio di svariati lavori dove mettono al centro gechi e altri piccoli sauri come colonizzatori e starter, diciamo, di nuovi ecosistemi sulle isole. Un'altra caratteristica molto simpatica e curiosa, di cui però non si hanno studi, è questa sorta di mutualismo che i gechi come unici vertebrati hanno con alcuni insetti che si nutrono di linfa. È stata osservata dai ragazzi, il team, diciamo così, di Exoterra, ormai più di 10 anni fa, per la prima volta. Non sono più ragazzi ormai. Ma non lo erano neanche allora. Non lo sono mai stati. Praticamente hanno osservato in Felsuma clemmeri e Felsuma vanegeni questa stessa modalità di nutrimento che si vede appunto tra le formiche e alcuni insetti appunto che si nutrono di linfa. Linfa che per questi insetti è un nutrimento fondamentale, anzi l'unico, ma essendo scarso di elementi azotati, deve fare in modo di processare e scartare gran parte della parte glucidica e quindi il geco, come altri insetti, si apposta dietro a questi insetti aspettando che defechino quella che viene chiamata melata e se ne nutrono. Okay. Come le formiche con gli afidi. Esatto, la stessa cosa. In questo caso il geco, ripeto, non ci sono studi, però le ipotesi che si possono fare sono alcune. La prima è che essendo un alimento glucidico, e dopo ne parlerete magari meglio voi veterinari, riguardo alla, diciamo, alla fisiologia anche della digestione, è una sostanza molto più veloce e più semplice da digerire rispetto a un elemento a sostanze più complesse. Quindi cosa succede? Il geco scarta la possibilità di mangiare questo insetto aspettando piuttosto la melata. E questo significa anche che il geco offre protezione all'insetto da parte di altri insetti predatori che potrebbero andare ad aggredirlo. Ma questo è stato visto? Cioè, Esatto, documentato sia in Madagascar che in Tanzania con Ligodactylus luteo picturatus, direi, la stessa modalità di nutrimento. Però non ci sono studi a riguardo. Hanno visto che si nutrono, ok, ma hanno visto anche che proteggono? Hanno visto che proteggono perché c'è un filmato, soprattutto, in cui si avvicinano delle formiche con intenzioni, penso, o di rubare il pasto al geco o di andare a mangiarsi l'insetto, e il geco riesce a fare dei movimenti che, diciamo, depista le formiche, ecco. E, come dire, è curioso perché in natura, adesso io non so di quanti esempi ce ne siano, ma una cosa simile è vista solo nelle orche, cioè preferiscono buttare un pesce sulla riva aspettando che arrivi un pinguino o una foca e mangiarsi del pinguino o la foca, piuttosto che mangiarsi il pesce direttamente, che è la stessa cosa ma ribaltata. No, io penso che in natura ci siano vari esempi anche in altri animali, però sì, per un rettile, per un geco è una cosa peculiare, ecco. È definita, infatti, l'hanno definita, perché allora, ripeto, non ci sono studi accertati, non ho trovato pubblicazioni, come l'unica modalità da parte di un vertebrato di effettuare questa tipologia di alimentazione come tra invertebrati invece succede. Certo. E niente, quindi questa grande adattabilità che hanno avuto i gechi li ha resi appunto così diversi, così ricchi nelle specie. E adesso lascio la parola a Mattia, che invece ci andrà appunto ad approfondire questa parte sull'adattabilità nel globo. Ecco. Esatto, e diciamo che ovviamente quando prendiamo ad esempio, comunque come caso di studio, una singola specie o in questo caso un gruppo ben specifico tassonomico, dobbiamo sempre contare che l'alimentazione sia in realtà uno dei primi metodi che un animale in generale ha per interfacciarsi con l'ambiente. E di conseguenza dobbiamo, come ha iniziato a parlare Andrea, dovremmo iniziare anche a parlare ovviamente di come l'animale può arrivare da qualche parte potenzialmente. Quindi prendiamo sempre il classico esempio che si prende in ecologia dell'isola oceanica, per cui l'isola che non ha avuto contatti con la terraferma o comunque con una massa continentale più nello specifico, prendiamo di conseguenza in esame un attimo i processi che appunto grazie a cui un animale possa arrivare su quest'isola, quindi un processo di migrazione
o più in generale di colonizzazione. E sta succedendo di conseguenza? L'animale arriva sull'isola e possiamo osservare, soprattutto in un clade come quello dei gechi, una altissima adattabilità, principalmente l'ambiente e di conseguenza anche con l'alimentazione. Laggo? Un pochino, però vai, ti si segue. Okay. Perfetto. E di conseguenza, osservando un'alta adattabilità, potremo quindi individuare diverse pressioni evolutive all'interno, in questo caso, per il geco. E queste pressioni evolutive hanno di conseguenza dato come risultato, ovviamente nel tempo evolutivo, una grandissima variabilità delle specie, fino ad arrivare appunto al momento dove per la tassonomia ci sono all'incirca 2000 specie, in questo caso sempre di gechi. Il fatto che i gechi siano estremamente variabili al loro interno dà quindi la possibilità di poter osservare, di poterli osservare inseriti in diversi contesti ambientali. Quindi potenzialmente possiamo avere il geco deserticolo fino al geco della foresta pluviale, eccetera, eccetera. E ovviamente di conseguenza possiamo anche avere il geco, ecco, Alberto si fa sentire in chat. Dopo, vai. Il geco all'interno dell'habitat più degradato fino a quello all'interno della foresta primaria. Avendo così tanta variabilità, possiamo di conseguenza individuare specificatamente i gechi come, ad esempio, indicatori ecologici, come può essere per Buroplatus, che sono prettamente legati a un ambiente di foresta primaria o comunque poco molestata dagli umani, diciamo, e di conseguenza possiamo anche individuare gechi che invece si adattano molto più facilmente a diversi contesti, come magari potrebbe essere l'Hemidactylus frenatus, che letteralmente possiamo trovare in contesti cittadini, come in contesti principalmente agricoli, eccetera, eccetera, fino ad arrivare magari a trovarlo all'interno della lampada, del lampione, proprio del vetro, attaccato alla luce di giorno e di notte, dove letteralmente preda insetti. Bene, possiamo procedere con la parte. Allora, vuoi aggiungere qualcosa, Andrea? Perché abbiamo fatto un po' ecco dilagati, però mi sembrava importante magari accennare a qualche diciamo qualche utilizzo di queste conoscenze che si hanno sui gechi in natura rispetto alla cattività. Cioè, noi abbiamo inquadrato grosso modo animali insettivori, quindi diciamo più carnivori se vogliamo dire, e animali onnivori che si nutrono sia di insetti che di frutta, quindi o di frutta o di nettare. Io comincio con una particolarità che mi ha colpito molto leggendo un articolo qualche anno fa sull'Homonota uruguayensis, che parlava di classificazione anche all'interno dei predatori, cioè l'animale nel terrario non è sempre lo stesso, per cui ci sono animali, quindi gechi in questo caso, più attendisti, diciamo così, che fanno agguati, che stanno fermi e quindi avranno più un certo tipo di prede, e animali invece più cacciatori, che vanno a procurarsi la preda. Questo è stato notato esaminando ovviamente le feci e a volte purtroppo anche il contenuto gastrico di animali catturati in diverse zone, e sono proprio stati classificati in questo modo. Questa è una cosa che noi non utilizziamo praticamente mai. Esatto. Io non ho mai fatto caso in nessuna discussione che si parlasse di questo. Ho cercato un pochino di applicarlo nel mio, appunto, con l'Homonota, però devo dire che non è facile, perché in cattività non riusciamo ad avere questa quantità di prede, anche di tipi di prede da fornire, ma magari poi ce ne parla meglio Manu. Dimmi. Sicuramente si potrebbe provare, mi sta venendo in mente l'idea adesso, per esempio Strophurus, che è osservato spesso in natura appostarsi sulla fine di questi ramoscelli dello Spinifex, ovviamente è, penso,
un predatore d'attesa, quindi è plausibile che attenda magari qualche falena, farfalla, mosca e così via. Magari uno, anziché fornire la camola del miele come larva, aspettare che metamorfosi in farfalla e poi magari liberare una manciata di farfalle in terrario e vedere come si comporta lo Strophurus a discapito di un comportamento nel momento in cui vai a inserire dei grilli che scappano sul fondo, diciamo. Sarebbe curioso vedere una cosa del genere in volendo in cattività. In realtà questo aspetto è più forse legato all'aspetto etologico, però se guardiamo due deserticoli che sono fortemente predatori passivi, come Ctenopus e in realtà tutto il genus, quindi Garrulus, Carpi e Coelus, e Condodactylus anguliferus, che tende a rimanere molto in tana, o quello che potrebbero essere i vari Nephurus a pelle liscia, quindi Nephurus levissimus, piuttosto che Levis, e tendono a rimanere sull'ingresso delle proprie tane e aspettare che la preda passi di lì. Invece, se andiamo a prendere i Jacob arboricoli, mediamente sono tutti predatori attivi. Quindi prendiamo come esempio il Tokai, il Gecko, che lancia l'attacco di animali anche molto più grandi di lui e lontani, fa molto affidamento sulla vista. Quello che nel suo campo visivo è un po' la preda, possiamo paragonarlo al tirannosauro in Jurassic Park, no? Esatto. Lo vedo e mangio, fine. E quindi sì, cioè, è importante la preda, perché ovviamente se per un gecko deserticolo usi una preda che non vola e che gira molto nel terrario, è più probabile che effettui quelli che sono i suoi comportamenti naturali. Ma ricordiamoci però, che qui entra in gioco il discorso dell'etologia, che noi, creando una situazione di agio per l'animale, viene a perdersi un pochino quella che è la sua abitudine. Cioè, certo. L'Octeno congettino, che misura 10 cm, in natura è una facile preda di chiunque. Di conseguenza è ovvio che rimanga vicino all'ingresso della tana. In cattività impara, perché è inutile negarlo, ma capiscono che predatori non ce n'è, diventano più sicuri nelle loro azioni e abbandonano più facilmente quella che è la tana. Andrebbe fatto uno studio opposto per capire quanto in natura arrivano ad allontanarsi dalla tana rispetto alla cattività, perché poi alla fine un Ctenopus di 10 cm da noi, se viene messo in un 50x50 di base, è già tanto. E suppongo che anche quel raggio d'azione sia accettabile per un predatore passivo. Certo. Ah, sì. L'esempio di cui parlavamo prima in privato io e Mattia era quello, infatti, di riportare appunto il classico esempio che abbiamo visto sempre in Madagascar, che fa molto ridere, di questi lampioncini nei pratini con dentro tre dita di merda e un solo Hemidactylus frenatus che ci naviga dentro aspettando che la farfalletta scapocchi la parte di vetro ed entri dentro al faretto. Tra l'altro l'Hemidactylus è talmente grosso che non riesce più a uscire, probabilmente. Un po' diventa talmente grasso che non ci esce più, quindi o aspetta il cibo o schiatta lì dentro. Ho capito. Bene, bene. Dai, allora andiamo un attimino avanti, adesso che abbiamo capito più o meno come sono divisi, diciamo, a livello nutrizionale, facciamo un accenno a quella che è l'anatomia dell'apparato digestivo, giusto per dare un'idea, niente di trascendentale. Allora, Andrea, attivo la condivisione dello schermo, un attimo che vediamo se ce la facciamo. Accettamela quando faccio partire la presentazione, dimmi tu quando ci siamo. Allora, l'ho accettata e la vedo. Okay. Vediamo un attimo se... perfetto, perfetto. Allora, qua vi ho messo una fotografia, questa roba qua non serve a niente, scusate. Vi ho messo la fotografia della... presa da un articolo molto interessante sull'anatomia ecografica del gecko leopardino, per cui stiamo parlando di una femmina, in questo caso di gecko leopardino. Ci manca un pochino quella che è la prima parte, ma usiamo la fantasia. Il tratto digerente comincia ovviamente con la bocca che è formata dalle labbra, come quasi tutti gli animali. Le labbra sono formate da pelle non mobile, per cui non possono fare nessun tipo di espressione.
e è formata appunto la cavità buccale dal palato, da notare che manca il palato molle, per cui insomma è uno dei motivi per cui bisogna fare attenzione quando si fa l'alimentazione forzata o assistita, e dai denti. I denti sono unicamente funzionali alla prensione dell'alimento, per cui servono soltanto per afferrare e uccidere la preda, non servono nei gechi per masticare. Il numero dei denti è variabile, e di solito sono nei gechi in generale di tipo pleurodonte, per cui si rigenerano e vengono cambiate durante tutta la vita dell'animale. Fate conto che un geco leopardino ha circa un centinaio di denti, e discutevamo prima con Andrea su quale fosse quello che ne ha di più. Non abbiamo ben capito se sia Europlatus fantasticus o Fimbreatus, e comunque superano i 300 denti in totale, fra ovviamente denti mascellari e denti mandibolari. Che cosa se ne facciano non lo sappiamo, però è così. Per cui la bocca serve per la prensione dell'alimento, che viene deglutito grazie a movimenti della lingua e dei muscoli della gola, passa nell'esofago. L'esofago, sapete, è quel canale che collega appunto la bocca allo stomaco, e arrivano nello stomaco. Io farò riferimento praticamente soltanto ad animali insettivori, perché sono i più studiati. Sulla fisiologia digestiva degli onnivori, dei frugivori, non ho trovato molto, sinceramente. Lo stomaco è un sacco a forma di J, diciamo, che si trova sul lato sinistro del corpo dell'animale, e all'interno dello stomaco il cibo subisce una digestione meccanica e chimica insieme, quindi ci sono gli acidi gastrici, e insieme a quelli i movimenti dello stomaco servono proprio per smuovere il cibo e farlo attaccare al meglio dagli acidi gastrici. Il pH che raggiunge è di circa 2,2-2,5, dopodiché, dopo essere stato nello stomaco, e dopo vedremo anche più o meno per quanto tempo, lo stomaco, passa direttamente nell'intestino. L'intestino, come in molti altri animali, è composto da intestino tenue e intestino grasso, e l'intestino ovviamente ha la funzione sia di completare la digestione sia di assorbire i nutrienti. Tendenzialmente l'intestino tenue è più lungo nei carnivori, quindi negli insettivori, è più lungo e più corto invece negli erbivori, che invece hanno uno sviluppo maggiore nell'intestino grasso. L'efficienza digestiva di questi animali, ed è la cosa che mi preme sottolineare, è molto minore rispetto a quella dei mammiferi, un po' perché le strutture sono più piccole e hanno meno superficie a disposizione, e un po' perché l'efficienza digestiva in tutti i rettili è legata alla temperatura, una cosa che va sempre, sempre controllata. Dall'intestino grasso, che si occupa, fra le altre cose, anche del riassorbimento di acqua e dell'assorbimento di calcio, le ingesta ormai digerite passano alla cloaca, quindi attraverso il coprodeo passano nella cloaca e vengono poi espulse. Gli organi annessi sono le ghiandole salivari, ovviamente, che aiutano sia nel intrappolare la preda, perché alcuni animali con una saliva più vischiosa, un po' come fanno i camaleonti, ma in misura minore lo fanno anche i gechi, aiuta a appiccicare un po' la preda, e serve ovviamente per fargliela deglutire meglio, farla passare lungo l'esofago, anzi sembra che lungo l'esofago esistano delle cellule che producono muco che aiuta nella deglutizione. Poi proviamo il pancreas, che ha sempre la sua funzione esocrina e endocrina, come anche nei mammiferi, e il fegato. Il fegato è l'altro organo su cui volevo soffermarmi un secondo, perché è molto importante nelle sue funzioni, è una riserva di glucosio attraverso la formazione di glicogeno, che è importantissimo durante la bruma, perché è quello che consente di sopperire alle seppur basse richieste energetiche che gli animali hanno anche in letargo. Ma è importante per il metabolismo dei grassi, sia per il metabolismo in sé, quindi per la scomposizione e ricomposizione, sia per l'accumulo dei grassi, oltre chiaramente che alla formazione di proteine, filtrazione, funzione detossificante e la produzione della bile. Sì, anche loro, anche alcuni gechi hanno la cistifellea e producono la bile, che aiuta nella digestione. Però volevo soffermarmi sul discorso dei grassi, perché un'alimentazione scorretta e animali sovrappeso, come purtroppo spesso si vedono in cattività, porta all'accumulo di grassi nel fegato e
questo spesso porta a condizioni di steatosi, quindi di il cosiddetto fegato grasso, che possono diventare non reversibili. Questo ovviamente va a inficiare la funzionalità digestiva e la capacità dell'animale di sopravvivere. L'ultima cosa che volevo far notare, se guardate l'immagine, in basso ci sono due aree tratteggiate chiamate fat bodies. Quelli sono i principali accumuli di grasso che soprattutto i gechi leopardini, ma anche altri animali, hanno all'interno dell'addome, del celoma, scusate. Perché è importante? Perché sempre in animali obesi, oltre ad avere un malfunzionamento del fegato, questi corpi si sviluppano in maniera abnorme e vanno a comprimere l'intestino, oltre che l'apparato riproduttore. Per cui tenere un animale in forma non è solo una questione estetica, ma è anche e soprattutto una questione di salute, perché ovviamente un animale obeso svilupperà problemi legati non solo alla disfunzione epatica, ma anche proprio di transito intestinale. Come dicevamo, il gecko leopardino ha 100 denti, l'Uroplatus, io ho messo Fantasticus, ma poi è uscito anche il Fimbriatus, hanno fino a 300 denti, questo l'abbiamo già visto, andiamo avanti. Un piccolo dettaglio sulla digestione, vi ho riportato anche l'articolo in basso da cui ho preso i dati, giusto per far capire di che tempistiche stiamo parlando. Noi siamo abituati ai mammiferi, ok, mangio, digerisco qualche ora, tutta più una giornata, ho digerito e scarico. Ecco, qua stiamo parlando di tempi abissalmente diversi. Si fa conto che nel gecko leopardino sono stati presi diversi animali in questo studio, ovviamente, e come hanno fatto? Hanno preso un gecko, gli hanno dato da mangiare, hanno dato anche un mezzo di contrasto che permettesse di seguire ecograficamente le ingesta, soprattutto in animali che magari non potevano ingerire quantità esagerate, e con l'ecografo sono stati a guardare quanto tempo passava finché il cibo passava nell'esofago, quindi circa 15 minuti. Pensate a quanto ci mettiamo noi a deglutire un boccone, niente in confronto, 15 minuti per passare dalla bocca allo stomaco. Nello stomaco ci sta in media 49-52 ore, loro parlavano di tarme della farina e di pinchi, ma hanno provato questo esperimento anche con cibi più consistenti, 49 riferito ai mealworms e 52 riferito ai pinchi. Nell'intestino possono stare fino a 216-219 ore, quindi possono passare 9 giorni perché il nostro geco mangi, digerisca e scarichi il pasto. Questo deve servirci per capire che A, se il geco non fa la cacca tutti i giorni non è un problema, B, se il geco non mangia tutti i giorni non è un problema, anzi è giusto ed è sacrosanto che sia così, perché rischiamo di intasarlo e soprattutto di non rispettare i suoi ritmi. Ovvio che se il geco mi fa un mese di digiuno mi devo preoccupare, però ecco, capiamoci, dal pasto allo scaricare possono passare una decina di giorni, non abbiamo fretta in questi casi, ok? Questa è una cosa fondamentale ed è uno dei classici dubbi che colpisce molti, molti neofiti, ecco. Ok, questo è per quanto riguarda la parte della digestione. Andre, togli pure la condivisione. Sì, un attimo solo. Ok. Prima toglierla io, forse. Ok, perfetto, ci siamo. Ci sono domande sulla parte di anatomia e di digestione? Direi di no. Siamo stati anche abbastanza rapidi. Andiamo avanti sul discorso alimentazione vera e propria. Adesso Manu ci illustra un attimino che cosa diamo da mangiare ai gechi in cattività. Ok, facciamo un brevissimo excursus sull'alimentazione. Cioè, il grosso l'ha già fatto Andrea. Però, prima di tutto, direi che vanno divisi i gechi in una grossissima categoria, cioè carnivori, con una piccola percentuale di onnivori, come ad esempio ci fanno altre zone. Bene, questo cosa vuol dire? Che di base tutti i gechi devono mangiare insetti. E poi, quale tipo di insetto? Ormai lo sappiamo, è abbastanza scontato, possono essere le blatte laterali, sedubia, piuttosto che i grilli di qualsiasi specie. Questo perché a livello nutrizionale sono quelli che hanno i nutrienti migliori. C'è anche una pagina sul sito dove ci sono tutti i livelli nutrizionali di questi insetti. Detto ciò, sono stati fatti diversi studi in natura su quello che mangiano i gechi tra frutta, insetti e
invertebrati vari, in alcuni casi è addirittura uscito, se non ricordo male, in Aristebida georgensis, che oltre alle chiocciole che sappiamo si utilizzino per integrazione di calci in alcune specie, mangiano anche sassi, tipo di sassi. E nello studio non era descritto perché di questo comportamento, ma le ipotesi più interessanti sono due: o una carenza di calcio che viene che va a ricercare un minerale utile nei sassi, oppure hanno un contributo a livello digestivo nel misurare il pasto. Detto ciò, quello che i gechi mangiano non è solo l'insetto, ma è anche quello che noi diamo da mangiare all'insetto. Ecco perché anche nei vari gruppi, quando c'era il forum, ho sempre sostenuto che è importante valutare bene quello che si utilizza per nutrire i gechi, gli insetti. Questo perché? Perché un insetto non nutrito è quasi sempre un esoscheletro vuoto, quindi diamo da mangiare della chitina al gecko. E un insetto nutrito male vuol dire un apporto nutrizionale sbagliato. Ad esempio, dare troppe crocchette per cani può essere problematico perché sono molto grasse, di conseguenza l'animale ingrassa velocemente. E, al contrario, le crocchette per gatti sono altamente proteiche, quindi basare la dieta degli insetti da pasto sulle crocchette per gatti si rischia di dare al gecko un alimento troppo proteico. Che, per carità, è vero che i gechi sono tutti carnivori, però una carnivoria basata sugli insetti è una carnivoria diversa da quella che hanno molti altri animali, come appunto i cani. Bene, detto questo, la base della dieta per tutti i gechi deve essere mediamente o il grillo o la blatta. Per variare la dieta si può usare qualsiasi cosa, che sia la tarma della farina, il caimano, la camola del miele o qualche specie di blatta che si trova nelle fiere, va benissimo. Ovvio che si dovrà tenere un occhio a quello che è il valore nutrizionale di un insetto se lo si conosce. Ad esempio, la camola del miele sappiamo tutti che è super grassa, quindi sì, si può dare ogni tanto per variare, ma non è un alimento da utilizzare spesso. Stessa cosa direi che vale per quelli che utilizzano spesso volentieri i topi primo pelo o nudi, i piedi appena nati, perché sì, è vero, è un pasto consistente, ma fondamentalmente a livello nutrizionale conta il giusto. Non ho mai visto. Può essere un'integrazione occasionale, cioè diciamo che anche in natura potenzialmente succederà, ma non tutte le settimane. Ma è un po' come il discorso dei gechi che in natura spesso volentieri mangiano altri gechi. Cioè, certo. Prendere i tokai o i gecko smithi, io e Borto in Borneo abbiamo beccato questi due smithi enormi e grassissimi, e probabilmente è perché si mangiavano tutti gli emidacchi lo sfrenato che li giravano sulla parete del bagno vicino alla foresta, lo so anch'io. Molto probabile. Però non è, di solito mangiano quando capita, mangiano quello che c'è. E lì hanno trovato un banchetto facile, ecco. Su sta cosa volevo aggiungere che in America dicono molto, ma in realtà anche in Germania, perché me lo dissero anche quando comprai le Benave in Unguis, suggeriscono proprio in primavera e in estate di uscire col retino e catturare anche solo insetti volanti o piuttosto che insetti nei prati da dare al gecko, che sicuramente avrà il suo punto, però ovviamente io non l'ho mai fatto, un po' per paura dei pesticidi, un po' per probabilmente pare mentali mie, però loro lo pubblicizzano un sacco anche sui libri, anche sul famoso Madre, che è il libro mastro. Cioè, allora, diciamo che si tende ad avere un po' la paura appunto per i pesticidi e per eventuali parassiti che possono essere portati insieme all'insetto, però non è che gli insetti che arrivano dagli allevamenti siano tutti allevati in modo impeccabile o possono essere veicoli di parassitosi, cioè non è che i nostri gechi allevati a volte su carta prendono i parassiti dall'aria che tira. Certo. Il grosso della parte dei parassiti che arriva in cattività è dall'alimentazione. Sì, però non è ancora... No, non è ancora provata questa cosa, sono un po' di dubbi, ci sono...
Certo, però un animale che è sempre vissuto sulla carta e nato in cattività non credo possa avere tante altre... No, sono d'accordo, cioè, sono d'accordo, ma non è ancora chiara la questione, per cui non mi esprimo, ecco. Sì, il discorso è che catturare insetti in natura offre una gamma di nutrienti che normalmente non hai, quindi se vuoi variare la dieta, cosa c'è di meglio per raccogliere un pugno di insetti e darli al geco? Ovviamente magari evitando quelli ragni un po' troppo grossi, vespe o cose del genere, però una farfalla, una cavalletta, una blatta, certo no, cioè, anch'io l'ho fatto, non lo faccio più perché avendo troppi geci dovrei andarmi a tirare su mezza campagna. Molto probabilmente. E, detto ciò, torniamo un attimo alla dieta dei geci. Fatto il punto sul discorso che tutti i gechi devono mangiare insetti, oltre a un discorso di nutrimento, c'è anche un discorso un po' più ecologico, nel senso che il geco è un predatore, quindi se gli vai a togliere l'unica attività che può espletare in cattività, che cosa gli rimane? Cioè, se non può nemmeno scattare. Assolutamente. Sì, è una questione anche di benessere proprio psicofisico, perché a poca attività fagli fare almeno quello. Anche a livello muscolare, anche per bruciare un po' di calorie, almeno che faccia quello. E i gechi frugivori invece, appunto, frugivori è un errore, i gechi onnivori si nutrono principalmente di insetti e frutta. La frutta è un po' quella che capita, ancora mangiando veramente di tutto, dal marcescente al maturo, e come diceva Andrea, occasionalmente alcune specie mangiano la qualunque, tra le feci di gabbiano, dei tarentola gigas addirittura sono state osservate a Pescara, cioè nelle zone di costa vicino al mare dove si creano delle pozze e pescano gli avanotti, essendo dei gechi comunque di una certa mole sui 25 cm si mettono sulle pozze e mangiano pesce. Quindi veramente il gecko quando è onnivoro lo fa sul serio, non si sfrutta. Certo. Il vantaggio della cattività è che sfruttando il fatto che i gechi onnivori vadano a cercare il cibo principalmente per olfatto, al contrario di quando predano che si basano più sulla vista, usufruendo di vari preparati liquidizzati che si trovano ultimamente in commercio, basta mettere il tacchino con la pappetta pronta e loro in pochi minuti la trovano e se la vanno a mangiare. Allora, io come dico sempre, non sono per la dieta monotipo, non amo usare sempre solo un prodotto, è chiaro che nel mucchio di prodotti che si stanno vedendo ultimamente qualcuno spicca, cioè tipo appunto il Refashi, il Pangea e il Neapin, da vista che sono proprio bene, anche se forse è un po' scarso di vitamina D3, però nel complesso è molto appetibile, si diluisce bene, i gechi lo gradiscono e io se posso lo aggiungo alle pacchette. Questo sempre insieme della frutta. Per me la frutta o frullata o con le purè è una cosa che non dovrebbe mai mancare nel preparato. Ma diamo qualche spunto, ecco, senza fare la classica scheda di alimentazione. In base alla tua esperienza, per un geco onnivoro, che frequenza utilizzi di insetti pappone piuttosto che di solo insetti? Hai dei periodi in cui fai solo uno? Diciamo che mediamente il rapporto insetti pappette è 2-1, cioè faccio due pasti a insetti e uno col pappone. Ovviamente poi in base all'età dell'animale sarà più o meno frequente il pasto. E quando utilizzo le pappette sono appunto omogenizzate, la frullata allungata con corretta integrata, ecco la parola, corretta corretta con grappa, esatto. Con uno dei vari prodotti, uno o più prodotti utilizzati per esempio. Ok, quindi un rapporto 2-1. Sulle varietà non ci soffermiamo, ce ne sono veramente tante, ne hai citate alcune, ecco, non citarne una non vuol dire che non vada bene, che ce ne sono talmente tante che ognuno poi si fa le sue prove, si fa le sue esperienze. La cosa fondamentale secondo me è ricalcare il fatto che il preparato pronto non sostituisce la frutta fresca,
è un'integrazione alla frutta fresca, un arricchimento, abbiamo più proteine, abbiamo a volte integrazioni di vitamine, però la frutta fresca rimane comunque la cosa migliore. Che da quando c'è è più facile trovare questi prodotti, c'è un uso maggiore di questi, noto che effettivamente, soprattutto nel discorso dell'allevamento di Gran Caledonia, ci sono meno casi di problemi di malattia osso metabolica, cioè gente con le ossa storte, con le calcificazioni varie ed eventuali, se ne vedono molti molti meno rispetto a 15 anni fa. Lì ci arriviamo anche adesso, andiamo a parlare di integrazione, perché secondo me oltre all'alimentazione c'è sempre l'aspetto molto sottovalutato dell'illuminazione, per cui direi andiamo avanti, andiamo a parlare proprio dell'integrazione e facciamo un accenno al metabolismo del calcio in maniera molto veramente rapida e schematica, e poi volevo dire proprio due cose sull'integrazione. Chiaramente non è un trattato universitario, sono due dritte e ognuno ne trae quello che vuole, ecco. Allora, vi apro, se riesco, di nuovo la presentazione. Si vede? Si vede. Ok, perfetto. Questa era la presentazione dell'IGM 2018, brutalmente riciclata per l'occasione. Difatti non mi ricordo più la presentazione, per cui andiamo molto a braccio. Andiamo a parlare del metabolismo della vitamina D, che conoscete tutti, è quella che somministriamo spesso e volentieri come integrazione in polvere. Diciamo, in natura che cosa succede? Succede che la provitamina D, che è un precursore della vitamina D3, viene assunta con l'alimentazione. Attraverso i raggi solari a livello cutaneo, i raggi UVB di una lunghezza d'onda fra i 290 e i 315 nanometri, questa provitamina D viene trasformata in previtamina D. La previtamina D non è ancora la forma attiva, ok? Deve subire un'altra trasformazione, grazie al calore l'animale riesce a trasformare la previtamina D in vitamina D3. E voi direte, è finita qui, ho dato la vitamina D3, siamo tutti contenti? No, non è vero. La vitamina D3, per avere la funzione metabolicamente attiva, deve essere a livello di fegato idrossilata e si trasforma in calcediolo o 25-idrossivitamina D3, qui occorre precisare quello che vi ho detto prima, il fegato per fare questa cosa deve essere un fegato sano, deve essere un fegato funzionante, non a caso animali sovrappeso, animali con un'alimentazione scorretta sviluppano carenze di calcio o carenze di vitamina D. Dopo aver fatto questa trasformazione nel fegato, il calcediolo va a livello renale, viene idrossilato un'ulteriore volta e diventa la diidrossivitamina D3. Questa è la forma attiva che mi va a intervenire nell'assorbimento attivo di calcio. Cosa vuol dire? Vuol dire che il calcio, se ho una dieta ricca di calcio, il calcio passa anche in maniera passiva attraverso le membrane, viene assorbito, diciamo, volente o nolente. La vitamina D3 attivata ha la funzione di far assorbire all'animale, quando ovviamente ce n'è bisogno, una quantità maggiore di calcio, perché se questo non succede, il calcio, siccome è importantissimo per l'omeostasi cellulare e per una miriade di altre cose che non sono soltanto appunto la formazione dello scheletro, ma anche il sistema immunitario, per dirne una, la funzionalità cardiaca, la funzionalità intestinale, perché è coinvolto nella contrazione della muscolatura liscia. Quindi, se non riesce a reperirlo nell'intestino, cosa fa? L'organismo comincia a smantellare le ossa con gli osteoclasti, comincia a recuperare calcio dalle ossa, lo mette in circolo e lì andiamo incontro alla famosa malattia osso metabolica che diceva Manu poco fa. In cattività noi cosa facciamo? Possiamo usare delle lampade che hanno uno spettro luminoso uguale ai raggi UVB emessi dal sole e andiamo ad agire sulla provitamina D facendola trasformare direttamente all'animale in previtamina D. Se questo non succede perché noi siamo contrari alle lampade, perché gli animali notturni non devono avere la lampada perché sennò guai, esplodono, mamma mia, andiamo a tagliare tutta la parte di trasformazione della provitamina D e andiamo a dare la vitamina D3 direttamente in polvere tramite integratori. Questa parte chiaramente ci evita, fra virgolette, di dover sottostare alla necessità dell'animale di fare basking, quindi di comprare attrezzatura per permettere questa cosa.
Questa cosa però, ecco, volevo sottolineare, non prescinde dal calore. È vero che il calore è fondamentale per la trasformazione della pre-vitamina D in vitamina D3, ma il calore è anche necessario per qualsiasi funzione di un rettile. Sugli UVB mi piaceva spendere due parole, perché è dimostrato ormai da numerosi articoli che l'esposizione di almeno 2 ore, ma anche di più, al giorno ai raggi UVB è sufficiente a un rettile in cattività per ottenere delle concentrazioni fisiologiche di vitamina D attiva. Questo è dimostrato, come vi dicevo, in vari articoli, ve ne cito uno qua sopra, sull'esposizione ai raggi UVB nella pogona, semplicemente perché è un sauro che è molto più facile studiare e al quale è molto più facile fare prelievi, dubito che si faranno mai questi studi sui gechi. E ce n'è un altro da cui ho tratto queste informazioni a fondo pagina. La cosa molto interessante di questi studi è che si è notato che l'integrazione di vitamina D3, quindi in polvere somministrata con insetti, anche a dose 4 volte superiori a quelle raccomandate, è inefficace nell'alzare le concentrazioni plasmatiche ai livelli che si osservano con le lampade, per cui la lampada, anche fatta per 2 ore, funziona meglio di 4 volte la dose consigliata di vitamina D in polvere. Questo è, secondo me, apre veramente un mondo, sono veramente tanto tempo che io lo dico e farei leggere questi dati a chiunque sconsigli l'utilizzo dei raggi UVB agli animali notturni, perché, come dico sempre anche ai miei clienti quando vengono in ambulatorio, non è che il geco in natura va al negozio di turno, si compra la lampada e si compra la vitamina e si mette a farsi il panino di grillo con la vitamina. Il geco in natura prende il sole tanto quanto un geco diurno, chiaramente orari diversi, userà il sole crepuscolare, ma non è vero, perché vi confermerete voi che avete visto spesso e volentieri i gechi fare basking. Sì, sì, direttamente o indirettamente, nel senso che o perché dormono mimetizzati su una pianta o perché ci si mettono di propria volontà, non prendono il sole. Per cui questa scusa... Meno, però sì. Assolutamente, questa scusa del è notturno, non ha bisogno della lampada, la possiamo tranquillamente tradurre in... Anzi, addirittura c'era uno studio che vedeva come molti notturni hanno quella ipermelanizzazione di alcuni tessuti, soprattutto a rivestimento del cervello, proprio perché spesso rimangono addormentati sotto al sole, anche se fossero notturni, però comunque possono stare sotto al sole e avere questa schermatura di melanina ulteriore che evita l'ustione, diciamo così, dei tessuti appunto subdermici. E comunque il fatto che essere notturni molto spesso non è tanto dovuto al fatto che il sole li uccida, non sono vampiri, ecco, è dovuto al fatto che molto probabilmente trovano le prede più facilmente o sono più protetti dai predatori nelle ore notturne. Questo non vuol dire che non possono uscire. Se voi avete dei leopardini e gli mettete una lampada, li vedrete spesso e volentieri fare basking. Tutti i miei animali notturni hanno la lampada e tutti vanno a prendersi la luce, per cui è ora di smetterla con questo falso mito, ecco. La cosa però importante, scusa, lo stavi dicendo? Senza contare una cosa, cioè nelle foreste equatoriali, anche quelle pluviali, in ombra la concentrazione di UVB sarà comunque molto più alta che il terrario in casa. Certo. Quindi anche il fatto di essere in ombra, nella luce diretta del sole, non vuol dire che non stiano ricevendo UVB. Vero, vero, vero. Sì, noi non facciamo neanche conto appunto che magari vengono da zone tropicali e nelle zone tropicali l'irradiazione è completamente diversa. Questo dimostra quanto è complesso comunque l'argomento. Comunque, l'altra cosa, le ultime due cose che volevo dire è che tutte le lampade in commercio, parlo di UVB compatte, tranne quelle ai vapori di mercurio, hanno una durata di circa 6 mesi, per cui vanno sostituite. La lampada dell'anno scorso non va più bene. Questo è uno dei motivi che spinge la gente a dire non ha bisogno della lampada, diamogli il boccettino del calcio. Diciamocelo, è un risparmio dare il calcio e vitamina D invece del mettere gli UVB, però qua insomma dovremmo andare a vedere cosa fa realmente meglio all'animale. Mi sembra che risulti chiaro da quello che abbiamo appena visto. Secondo me c'è anche un altro dato che non hai accennato, che fa un po' storcere il naso sul discorso che, allora, fatta premessa che non è che si stia condannando l'utilizzo di vitamina D3 per via orale, però già il fatto che in cattività tantissime specie, le femmine di tantissime specie sviluppino delle sacche endolinfatiche a livello gonadale, che in natura sono una cosa più unica che rara, secondo me
dovrebbe far riflettere, visto che quelle sacche sono piene di calcio. Sì, non si è capito bene come lo usino, quando lo usino e se lo usino, però... Esatto. Capita che gli animali con le sacche endolinfatiche enormi che muoiono di mom, per cui... Esatto, però quello, ripeto, è poco studiato, ma secondo me la biodisponibilità di quelle... Cioè, non ho capito se sia una riserva o se sia, cavolo, ne ho troppo, non so dove metterlo e lo metto lì. Sì, secondo me è più una cosa del genere. Però, ecco, che siano capaci di riutilizzarlo, quello è tutto da... Da dimostrare, però di fatto io non voglio stigmatizzare l'utilizzo della vitamina D. La vitamina D in polvere è un'arma che va utilizzata nella misura in cui è giusto che venga utilizzata. Facciamo un salto avanti, io ho messo una slide con i contenuti medi di vitamina D all'interno di principali integratori in realtà venduti in America, perché ho preso il file dal sito che vi ho messo in basso, molto bello, molto ben fatto e contiene un sacco di informazioni utili e molto precise. Alcune di queste sono tranquillamente acquistabili anche da noi, però quello che volevo dire è, appunto, io non dico di non usare la vitamina D, è chiaro che io la vitamina D la devo scegliere in base allo stile di vita che fa l'animale. In genere si consiglia di non esagerare e di stare sotto le 23.000 unità internazionali, sia che prenda l'UVB sia che non prenda l'UVB. Quelli che vedete, i primi due, che hanno una quantità esagerata di vitamina D3, sono prodotti che si utilizzano nella terapia della malattia ostometabolica e vanno usati solo dietro prescrizione veterinaria. Gli altri, chiaramente, se io ho un animale che non utilizza gli UVB, userò magari un prodotto che mi sta sulle 20.000, anche se 20.000 sono già tante. Se io ho un animale che è sotto UVB, posso integrare una tantum una volta al mese con con la vitamina D3 in polvere. Chiaramente andrò a usare una vitamina, un integratore con un livello di vitamine più basso, perché i sovradosaggi esistono. E i sovradosaggi non si vedono solo con l'ipervitaminosi D, che quelle immagini da libro, appunto, di veterinaria, in cui si vedono dei serpenti che sembrano un bastone perché hanno esagerato con l'integrazione di vitamina e hanno calcificato ovunque. L'eccesso di vitamina D si paga soprattutto a livello di assorbimento di calcio e a livello di contrasto nell'assorbimento di altri nutrienti, per cui non è vero che darne tanto non fa niente, anche quello può avere le sue controindicazioni. L'ultima cosa che volevo dire sulle vitamine è sull'integrazione di altre vitamine. Io mi sono impegnato un po' a cercare qualche base scientifica su tutto quello che vi ho detto, e dove l'ho trovata vi ho messo la fonte. In realtà sulle altre vitamine, nei GEC in particolare, non ho trovato molto. L'unica vitamina che ho trovato come consigliabile è la vitamina A, e anche qui si apre un po' la diatriba fra somministrare il caroteno, i carotenoidi, che sono i precursori, o somministrare il retinolo, che è la vitamina A già, diciamo, bella e pronta all'utilizzo. Sembra che gli erbivori, anzi è certo che gli erbivori siano in grado di utilizzare il carotene per sintetizzare la vitamina A, i carnivori no. Per cui mi verrebbe da dire, se io devo integrare degli animali insettivori, do direttamente la vitamina A pronta, con i frugivori, che sicuramente dalla frutta fresca assorbono già abbastanza quantità di vitamina A e qui non ci sarebbe bisogno di darla, però eventualmente si integrerebbero meglio i carotenoidi. Viene consigliata sempre da manuale una volta a settimana nei giovani e una o due volte al mese negli adulti. C'è da dire, piccolo aneddoto, che anni fa era stata stigmatizzata anche l'utilizzo della vitamina A nei camaleonti. C'era questa fobia, questa paura dell'ipervitaminosi come cosa gravissima. È dimostrato che per causare un'ipervitaminosi bisogna darne veramente tanta, però può succedere, per quello bisogna stare attenti. Altri vitamini potenzialmente utili sono la vitamina B e la vitamina E, però in questo caso io direi che vanno utilizzate solo su indicazione veterinaria e non è una cosa da fare routinariamente diciamo nella gestione quotidiana. Ok, ci siamo. Tolgo schermata. Sì. Tolto. Okay. Ok, allora ci siamo. Col discorso dell'integrazione mi rendo conto che è stato fatto molto 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 alla svelta, però i punti fondamentali che vogliamo mettere, che almeno io volevo mettere in evidenza, era sempre mettere in discussione quello che si legge pressoché ovunque, perché quello che viene consigliato dalla massa
spesso è giusto, a volte bisogna però avere un po' di spirito critico e andarsi a cercare le cose. Sul discorso della vitamina D è una battaglia che porto avanti da anni ormai, e devo dire che io sono passato al lato scuro, anzi al lato chiaro delle lampade, e non torno più indietro. Poi ci si può mettere a discutere su quale lampada dia più o meno raggi UVB, ma insomma lì stiamo andando nel tecnico. Volete aggiungere qualcosa? Io ho delle cose che c'entrano poco da raccontare. Io ho la mia rubrica parallela. Drunk Borto Fun Facts. Esatto. No, se volete vado. Anche perché, nonostante mi sia svegliato tardi, abbiamo un piccolo gruppo in cui decidiamo di cosa parlare, e mi hanno chiesto: tu cosa vuoi fare a parte fare la bella statuina? E ho detto che magari per qualcuno che non conosce proprio il mondo vastissimo dei gechi, ci sono alcuni specialismi che sono molto interessanti. E abbiamo parlato di gechi onnivori, quindi mangiano tutto, invece ci sono dei gechi che sono specialisti, cioè si sono adattati a mangiare determinate specie. C'è un intero genus, tipo le rincodura, non so se le conoscete, sono dei gechi australiani che vivono principalmente... Manu annuisce, io non so di cosa parli. Manu annuisce, io non so di cosa stai parlando. Se le vedi sono carinissime, sono piccoline. Hanno delle zampette tenerissime. Tenerissime. E sono dei gechi che hanno un muso molto appuntito e si sono specializzati a mangiare termiti. E assieme anche sempre ad alcune specie di diplodactylus australiane, tipo i conspicillatus. E appunto ieri sera, dopo che è venuta questa brillante idea, ho detto: aspetta che scrivo a Danny Brown se mi dice qualcosa. E mi ha risposto, nonostante sia una persona molto cordiale, e mi ha raccontato un attimo la sua esperienza con queste specie. E mi ha detto che i conspicillatus e le rincodura sono veramente specialisti, nel senso che lui, per allevarli, soprattutto quando li prende dal wild, quando prende degli adulti, e deve integrarli con termiti, perché non si abituano a mangiare grilli. Mentre i conspicillatus, le rincodura, mi diceva, e soprattutto i diplodactylus, possono abituarsi a mangiare i grilli, soprattutto se si fa quel piccolo trick che è staccargli le zampe con cui saltano, e quindi li fai assomigliare a una termite. Io ho trovato con i diplodactylus, in realtà aumenta un sacco il drive verso il cibo, gli piace molto questa cosa. Però le rincodura mi diceva che sono così specializzate che se non integri i piccoli con delle termite ogni tanto, entro i 6 mesi muoiono. Quindi ci sono lui sostiene che ci siano degli elementi essenziali, un po' penso che sia come per gli specialisti che mangiano formiche, e bello quello. Eccolo. Però qua. Le rincodura sono molto più carine. Aspetta, com'è che si chiamano? Rincodura. Con l'H, se faccio le mie figure, rincodura. Malissimo. Manu, mettiti le mani nei capelli. Aspetta. Adesso si vedono tutte le robe che cerco io, non vanno cerchi, bene. Per fortuna non c'è niente di porno. Comunque, no, sono tutti ciechi, sfigato. E perché rincodura? Io stavo scrivendo rincoglionito, ma va bene così. Va bene così. E no, e mi diceva che quindi per le rincodura sembra più necessario l'utilizzo di termiti, che per loro c'è, nel senso che vanno a prendersele, però mi ha anche raccontato delle cose difficilissime, nel senso che mentre le termiti non riesci ad allevartele, muoiono in 24 ore, quindi è abbastanza difficile, a meno che tu non abbia un termitaio vicino. Sono un casino, con Struthulus elderi all'inizio il problema grosso era quello lì, che non riuscivano a farli partire a grilli e quindi morivano, perché anche loro in natura sono propensi a mangiare termiti. Vai Borto, basta, solo queste due qua.
Queste erano le cose, no? Mi dicevo che invece, appunto, ci sono altre specie di Diplodactylus. Alcune di queste ci sono anche in cattività, tipo i Pulcher. I Pulcher in natura sono degli specialisti di termiti, mentre in cattività si adattano senza problemi a grilli e si riproducono con molta facilità. La cosa che comunque vi posso confermare era proprio quel piccolo trick di togliere le zampe posteriori ai grilli. Non so se Manu tu l'hai mai provato, però alcune volte aiuta anche i gechi proprio a cibarsi più facilmente, perché il grillo non salta più, esatto. Cammina. E se lo spolveri di bianco a volte assomiglia a una termite, quindi per alcuni gechi veramente è un bel trick. Dopo, ovvio, è un lavoro certosino mettersi a tagliare le zampine grillo per grillo, però si può fare. E poi, se ti ricordi, mi è venuto in mente quando Franco Lacicco ci raccontava insieme a John Boone che aveva portato a casa dalla Namibia legalmente, era un importo illegale, i Pachydactylus austeni. Vivono sulle coste oceaniche della Namibia e non hanno ancora capito, le poche coppie che erano riuscite a portare a casa non si nutrivano. La sabbia, ha detto che mangia la sabbia. Ma anche scherzando diceva mangia le conchiglie, la sabbia, i sassi, perché non è possibile, le abbiamo provate tutte. Una delle ipotesi è che predino principalmente crostacei e quindi Se non ricordo male, quella discussione si parlava anche di cimici un po' particolari che vivono in quelle zone. Però sì, ci sono alcuni adattamenti che in cattività dopo rendono difficoltoso l'allevamento. Non ci sono solo gli austeni, ma ci sono anche i namaquensis, che dovrebbero essere abbastanza fastidiosi sull'alimentazione. Ci sono un po' di specie che si sono adattate talmente tanto che quando le portiamo in cattività abbiamo delle serie difficoltà a crescerli o a svezzarli, perché magari alcuni elementi che sono caratteristici di una specie di preda non riusciamo a fornirgli con l'alimentazione. E diciamo che tendenzialmente si tende a non farlo più. Una volta che si è capito che non si riescono a, è difficile che si vadano ad alimentare questi traffici, ecco, mettiamola così, non sempre, però diciamo che per Emitechonix Taylori un altro è voluto un pazzo furioso per riuscire a stabilizzare un attimo in cattività, perché fino a metà degli anni 2000, all'inizio del 2000, arrivavano di cattura ogni tanto, di prezzi anche abbastanza alti, perché in Somalia si sparavano dal giorno tutti i giorni e quindi non è che fosse facile portare fuori gli animali. Poi arrivò Tony Price che disse: vabbè, mi pago una scorta armata, vado io in Somalia, faccio i permessi, ne raccolgo un po', messi bene, poi vediamo. E da lì si sono capiti un po' di trucchi come gestirli, e adesso dopo anche qualcosa di nata in cattività si trova. Però lui si era costruito un formicaio in casa, cioè anzi, un lavorone, oltre più di uno. Anche perché non mangiano una termite e mezza, una formica e mezza al giorno? Quelli. Non sono come le rincoltura che misurano 10 cm, sono quasi 20 cm di legno. Porca boia, è come se Borto dovesse andare avanti a noccioline, cioè deve mangiare un vitale. È noccioline. Va bene. Beh, dai, direi che ci siamo. Non ci sono domande oggi, a parte Alberto che chiede Borto che birra sei. Io non ti ho visto bere questa sera, cosa è successo? Ne ho bevuta una sola, oggi ne ho bevuto poco, ma avete visto, sono arrivato tardi a causa lavoro, quindi sto ancora riprendendo. Sei triste. Stanco. Beh, dai, allora direi che se non ci sono particolari domande, non so, vuoi aggiungere qualcosa? Ci sono gechi che mangiano pesci, Manu, sembra che l'hai accennato prima, le tarentola gigas. No, esatto, avevo detto prima che... Tarentola gigas è altre domande? Vediamo se la chat produce qualcosa. Scusate, ho perso 20 minuti di live. Ah, ok. Ah, tranquilla, nessun problema. Ci fa sempre piacere anche ripetere. No. Quindi domande, se ti un po' di gente, qualcosina mi verrà in mente, no? No, siamo a posto così. Mattia, vuoi dire qualcosa? Vuoi sapere cosa mangia Manu? Esatto. No. In giunta no. Niente.
No, mangia, e poi quando è qua mangia come una fogna e poi non ingrassa, per cui sono quelle cose che fanno proprio male allo spirito. Per me come va? Esatto. Beh sì, vabbè, ma lui ha, ha la mom, guardalo lì, vacca boia. Beh, va bene. Mi sembrava che qualcuno chiedesse se usate la mela nella preparazione. No, no, quella non piace. Non piace, ok, va bene, era giusto una curiosità. Non mi piace. Basta, dai, allora chiudiamo, direi che abbiamo, abbiamo detto tutto e ci vediamo alla prossima. Sì. Ciao, è stato un piacere. No, aspetta, 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 l'ultimo. Arriva sul filo. Arriva del... sul gong. Quale pensate sia il motivo dell'ipercalcificazione nelle sacche di calcio? Spesso capita e porta alla mano. Plato, sì, io passo al vacca questa. Lascia perdere. Ma, no, come diceva Manu, insomma, in natura animali con sacche di dimensioni spropositate non ce ne sono. Che sia una riserva, che sia un allocarle, allocare lì le, gli eccessi e poi non riutilizzarli, chissà. Se... Scusami, forse provare a utilizzare l'UVB anche in bassa percentuale e dare un po' meno di 3 potrebbe evitare questo problema. Ecco, esatto. È quello che stavo dicendo io, o quello o il discorso del fegato che facevamo prima, perché come purtroppo hai sperimentato anche tu, Andre, spesso tendiamo a gonfiare, a sovralimentare anche loro e non credo che sia la calcificazione delle sacche del calcio la causa, esatto, della morte. Io penso che ci sia qualcosa sotto. E poi soprattutto nel mio caso, pensando che gli animali a volte non abbiano sufficiente riserva alimentare di qualsiasi tipo, lipidica, proteica e quant'altro, e tendendo a pompare, pensando che questi animali non ce la facciano poi magari a deporre uova, eccetera, si fa l'effetto contrario, quindi li si va a intoppare e poi dopo, una volta che il meccanismo è bloccato, l'animale ovviamente muore. Se si usa la lampada, quanto si abbassano le do? Lì dipende, è quello che abbiamo detto prima, dipende da tante cose, nel senso che dipende da che integratore usi e dipende da che animale hai, con che regime lo stai tenendo, però tendenzialmente se parli di vitamina D, io non ne uso più, di vitamina D3 se uso l'UVB, al massimo la dai una volta al mese così per sicurezza, ma... tornando al grafico di prima, stai agendo a monte, non hai bisogno di utilizzarla. Io direi se si tiene cambiata regolarmente la lampada e si usa il calcio, è quasi superfluo. E si alimentano bene gli insetti. Sì. Se no non andiamo da nessuna parte, perché quello che vi ho detto prima era giustissimo. E c'è anche da notare che di solito nei grilli e negli insetti da pasto il rapporto calcio-fosforo è sbilanciato, per cui si tende ad aggiungere calcio da solo, non con di tre, anche per bilanciare l'eccessivo contenuto di fosforo negli insetti. Però quello è un altro discorso. Se usi l'UVB e lo usi bene, non hai più bisogno della vitamina di 3. Sì, mi è venuta in mente una cosa. So che siamo in ritardo, dovremmo chiudere, però è una pratica che ho sentito citare da più americani, però in realtà io non ho mai particolarmente fatto, che è quella del gut loading negli insetti da pasto, nel senso che prima di alimentarli, tipo la mattina li caricano di frutta e verdura e la sera li danno da mangiare, in modo da avere nell'intestino degli insetti un sacco di vitamine, magari ancora parzialmente non completamente metabolizzate, quindi più assorbibili. Io faccio così. Ok. Io nutro sempre gli insetti alla mattina prima di darli, quindi la mattina per andare al lavoro nutro gli insetti e alla sera li offro. No, aspetta, lui diceva di dare il calcio da mangiare agli insetti. No, parlavo di frutta e verdura, non parlavo di calcio. Ok, ho capito male io, scusa. Ci sta. In realtà sarebbe importante dargliela anche nei giorni prima, perché sennò ce l'hanno le solo lì. Basta? Siamo arrivati. Faccio io una domanda a voi. Voi usate polline? Usate integrazioni di oltre alla frutta, oltre preparati? Usate polline? Usate... Ma io uso a volte un po' di miele, sì, solo, nei papponi.
di acacia, mille fiori. Mano. Anch'io l'ho usato quando avevo Jack che mangiavano papponi, usavo ogni tanto un po' di miele, ovvio tenendo conto che è ipercalorico, quindi ti teneva a mettere... Sì, giusto un cucchiaio, come integrazione sempre, un cucchiaino nel frullato generale di tutto il resto. Ma il miele non ha calorie, ha solo zuccheri. Zuccheri che portano calorie. Zuccheri sono tante calorie. Se no, Manu, mi sfonderei di caramelle e sarei filiforme. Ma... È come se tu mettessi dei cucchiaini di zucchero nel tuo pappone. Cioè. Sì. È il discorso che faceva Nicolas per... Ah, se avete ragione, perdono. No, io usavo sia il miele che appunto il polline, però adesso tanti preparati ce li hanno già dentro. Li ho finito, esatto. Quindi... Va bene, dai, direi che ci siamo. Se non ci sono più domande, nessuno vuole aggiungere altro. We are done for today. Risalutiamo e vediamo se arriva un'altra domanda al limite. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao.